Per me i dipendenti sono la mia famiglia. Il rispetto che hanno di me e quello che io di loro è una cosa che ci rende veramente fratelli. La forza di stare assieme, la forza di persone che condividono un lungo percorso con te. I lavori che stiamo facendo oggi nascono da lontano. Sono passati 12 anni, 13 anni da quando noi abbiamo finito il terrazzo, avevamo messo in sicurezza alcune statue, avevamo tolto il pericolo, però i lavori non erano mai partiti. Finalmente si sono resi conto che per l'ambasciata spagnola rappresento un punto veramente di eccellenza. Troviamo dagli stucchi, dagli affreschi, dai finti marmi, dai marmi, dal legno, dal ferro. E proprio per questo si è pensato di cercare di scrivere anche una storia di questo restauro. Aspettavamo la visita dell'architetto direttore dei lavori che veniva da Roma per vedere lo stato d'avanzamento dei lavori e tra questo abbiamo predisposto il campione della finitura del prospetto. Io non ero soddisfatto, ho fatto scendere un operaio che avevo in altri cantieri. E ci ho fatto rifare il campione. Nel rifare il campione era proprio quello che volevo io, la finitura che volevo io. Ho fatto le foto e le ho mandate a Roma. È venuto l'architetto di Palermo e le ha viste. E a tutte e due è piaciuta di più. E si meravigliava, dice, che materiale ha usato? Senza sapere che il materiale era lo stesso, era la mano che era diversa. Il restauro, quando uno lo ama veramente, con la ricerca della perfezione, con la ricerca della manualità, la manualità. Quella che funziona, si arriva a risultati completamente diversi. In tutto quello che facciamo cerchiamo di avere dei rapporti di collaborazione che siano duraturi. Il nostro direttore tecnico Giuseppe Inguì è uno dei restauratori più affermati che ci sono veramente in Italia e anche all'estero. Noi abbiamo preso Ermino Signorini, che è uno dei maggiori esperti per il restauro di tele, per quanto riguarda i telai, abbiamo fatto un lavoro eccellente, un lavoro innovativo, un lavoro che non si vedrà dopo, però è un lavoro che resta. Si occupa del restauro delle tele Antonella Tumminello, affiancata da una serie di ragazze che hanno conseguito i loro titoli e si sono formate nell'Università di Palermo. Abbiamo anche altri restauratori e restauratrici che hanno avuto un percorso con noi, ci seguono sempre, ragazze che noi ci portiamo in giro perché veramente crediamo in loro e sono delle lavoratrici, sono delle restauratrici che amano il loro lavoro. Un'impresa è il volano. Il volano è quella cosa che anche nei momenti bui deve girare e io non ho fatto mai fermare questo volano. Quindi noi siamo un'impresa molto aperta che cerca veramente di valorizzare chi è che ha voglia di costruire un mondo migliore. Noi ci crediamo molto, crediamo a un mondo umano, a un mondo familiare.